Il blitz di Cittadella ha riacceso le speranze di una comunque difficile rincorsa a salvezza e se il Pescara negli ultimi tempi in trasferta ha fornito le prestazioni più dignitose, ora bisogna dare una svolta alle partite interne. La squadra sicuramente ha qualche conoscenza in più, però teniamo conto che la settimana scorsa c'è stata l'infrasettimanale, quindi abbiamo veramente potuto lavorare poco e niente. Stiamo lavorando, ripeto, su tanti concetti. È normale che bisogna dare continuità a quello che si sta facendo, perché non bisogna disperdere energie quando non hai tempo a disposizione, e quindi in questo momento stiamo lavorando soprattutto su quello che la squadra sta facendo bene, ma deve ancora migliorare. Assenti Balzano e Tabanelli, in dubbio Bocchetti. Grassadonia dovrebbe riproporre lo stesso 11 del tombolato con l'eccezione di Bellanova al posto appunto di Balzano. In ascesa le quotazioni di Macin, che può contendere una maglia a maestro, ma che alla peggio dovrà contribuire dalla panchina come fatto nelle ultime uscite. A prescindere da chi gioca, Grassadonia suona la carica. Noi dobbiamo trovare energia e forza contro qualsiasi avversario affrontiamo. Per noi è la gara della vita, sono 12 finali. Quindi dobbiamo affrontarla per vincerla assolutamente, mantenendo un grande equilibrio, avendo grandissimo rispetto, ma assolutamente battendo il ferro. Non possiamo fare calcoli nella situazione nella quale siamo. È una partita che non è fondamentale, ma è una partita che è importantissima per quello che è il nostro cammino, per quella che è la nostra crescita. Quindi dobbiamo assolutamente entrare a fare una vera finale e dobbiamo uscirne vincitori, insomma. Sul fronte SPAL mancherà come all'andata il portiere Berisha, che si è fatto male a Salerno. Al suo posto ci sarà Dembatiam. Nel 3-5-2 di Marino, spazio nel trio di difesa a Ranieri, Vicari e Occoli. I quinti saranno Dickman e Strefezza. Gli interni Valotti, Mora e Missieroli, che potrebbe soffiare la maglia d'Esposito. L'ex Asensio e Paloschi in avanti, con quest'ultimo in vantaggio sull'altro ex Di Francesco. Grassadonia presenta così un avversario sì forte, ma in difficoltà, e che non ha mai vinto nel girone di ritorno. Affrontiamo una squadra importante, una squadra forte, una squadra di qualità, secondo me tra le migliori, una squadra che ha un grande allenatore, una squadra che è lavorata molto bene, è una squadra completa, è una squadra che lavora insieme da 8 mesi, è una squadra che, nonostante qualche piccola difficoltà, è comunque lì davanti, perché la classifica davanti è corta. Quindi verranno qui a fare quella che è la loro partita, cercando assolutamente di vincerla, e noi dobbiamo fare una finale per portare a casa un risultato importante, ripeto, con grandissimo rispetto, ma con la piena e totale consapevolezza che noi siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno. Quello di domani sarà il 19° confronto tra Pescara e SPAL. Curiosamente la gara d'andata fu l'unica da titolare con la maglia del Delfino per l'attaccante spagnolo Raul Asensio, che allo Stadio Mazza si procurò uno strappo muscolare. Da lì in poi appena altri 10 minuti a Salerno e quindi il trasferimento agli estensi nelle ultime ore di calciomercato. Due giocatori che invece hanno lasciato la SPAL a gennaio firmarono il 2-0 del match dello scorso 21 novembre, Salamon e Sebastiano Esposito, e quel risultato interruppe una astinenza di vittorie degli estensi sul Pescara che durava da 40 anni. SPAL che però in terra abruzzese non ha mai vinto, 5 le vittorie del Pescara, 4 i pareggi. L'ultimo precedente all'Adriatico è del marzo 2010, il Pescara di Eusebio Di Francesco, papà dello spallino Federico, si impose di misura con un gol di Dettori. Direzione di gara affidata a Federico Lapenna di Roma 1, che quest'anno ha diretto 10 gare di Serie A e solo una in B, proprio all'Adriatico, Pescara Cremonese 0-2 lo scorso gennaio. Pescara secco di vittorie con Lapenna dal 2015, Pescara Modena 1-0, SPAL che ritrova questo arbitro a distanza di un anno, SPAL Juventus 1-2, e con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.